bacino sulla guancia. Vai. Oh, ma che sono ste robe, basta. io te lo dico, no, sto video finisce malissimo. Tu non vieni qua, tocchi mia amorosa, fai... Sì, ma fai non è che perché paghi... So, allora faccio il video, mi limono l'amorosa di Zerbi. Ciao, ciao, ci vediamo nei prossimi giorni. Non tornate. Vabbè. Ragazzi, sicuro... Ti è spaventata? Sì. Ragazzi, sicuramente lei la conoscete bene, è Gaia. Presentati, Gaia. Ciao. Quanti anni hai? 19. No, non ci interessa, scherzavo. Lei, raga, è la ragazza di Opti, giusto? È Filippo. Ok, e fin lì ci siamo. Immaginatevi cosa potrebbe pensare Opti se io vado a provarci con lei, tenendo anche conto che lei era la mia vecchia fidanzata su Fortnite, te lo ricordi? Purtroppo. Come purtroppo? Quanti anni fa? Quanto tempo fa? Un anno. Vabbè, una, forse anche due anni, forse anche due anni fa. Comunque, raga, sicuramente Opti si arrabbierà, soprattutto perché ci andrò a fare con lei nella loro casa. Io ho fatto un piano molto molto complesso per farlo arrabbiare sempre di più fino a farlo esplodere. Quindi, ragazzi, iniziamo subito con la prima sfida. Ovviamente è finta, tutto fatto apposta. Aspettiamo che Opti torni, è andato a fare la spesa. Non cadere, Gaia, ci vediamo dopo. Perché mi stai già registrando? Perché c'è una challenge bellissima da fare in questo momento. Chi? Io e te? No, lui e te. Ok. Allora, Opti, sei pronti? È una sfida molto interessante. Gaietta, siediti qua. Allora, ci siamo. Innanzitutto, siete pronti? Questa è una challenge molto interessante. Le regole della challenge. Aspetta, si chiamerà challenge di domande, risposte tra coppie. Okay. Perché voglio testare la vostra fedeltà. Avete capito? Ok. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Ma in che senso, cavolo? Io penso di conoscerti proprio bene, invece. Sarà anch'io. Ragazzi, iniziamo. Allora, Opti, prima domanda. Ma devo rispondere io o devo rispondere lei? Entrambi, prima tu e poi lei. Okay, allora, okay. Siete pronti? Prima io e poi lei. Prima perché decido io, visto che sono il capo della challenge. Okay? Esatto. Allora, quanto tempo fa vi siete fidanzati? Fidanzati? 28 novembre 2020. Gaia, esatto? Sai perché? Lo so, perché è il suo compleanno, mi sono furbo. Ah, ragazzi, perché se lo so sarebbe dimenticato. Due regali in uno. A parte che fai... Cioè, lui solo ricordo solo per quello. No, però devo essere sincero, all'inizio mi confondevo tra il 29 e il 28, devo essere sincero. Anche 27. Si confondeva. Non prendeva il 28. Veramente ti confondevi? Sì, sì. Non prendeva il 28, prendeva il 27 e il 29. Su queste cose Opti non è proprio bravo, no, proprio pessimo come fidanzato. E Gaia, fidati, lo conosco bene da tanto, non solo su queste cose. Opti non è un ottimo fidanzato, però comunque è un bravo ragazzo, un bravo amico. Sì, molto dai. Più bravo amico che fidanzato, però non è male. Potrei concordare. Fra, ma chi se ne frega, nel senso, sono delle date, le date cambiano, chi se ne frega, nel senso, non è che uno deve ricordarsi. Uno può tenerci una persona anche senza doversi ricordare le date, a me non me ne frega niente di ste robe. Allora, prossima domanda, che nessuno mi sbirci. Allora, domanda molto un po' così. Vai. Pronti? Vai. Litigate spesso? Madonna, fisco. Quasi ogni giorno. No, come voglio ogni giorno? Ma che relazione è se si litiga ogni giorno, Opti? Vabbè, allora facciamo così, diciamo una volta ogni due settimane una bella litigata. Ma pesante? Vabbè, sì. Sì, sì. No, ragazzi, però aspetta. Allora, dipende, adesso... ci sono varie intensità di pesantezza, però secondo me una volta al mese una pesante c'è. Sì, sì. Cioè, ma al mese, diciamo, almeno una pesante c'è. Eh sì, ed è colpa sua, tra l'altro. Ragazzi, ora però voglio che mi fate un esempio di una vostra litigata pesantissima che avete fatto nell'ultimo periodo, perché devo essere io a giudicare. Già gente che litiga tutti i giorni, una coppia, non mi sembra una coppia perfetta a me, sinceramente, però vabbè. Proprio brutta come relazione se si litiga ogni due per tre. Vabbè, ma chi se ne frega, anche le litigate alla fine, in realtà ogni relazione sana ha delle litigate per forza, cioè non è impossibile non litigare, sarebbe fake la cosa. Bah, io non credo. Comunque, io non ho mai litigato con la mia ragazza. Ma infatti non ce l'hai, Zerma. Ragazzi, sto registrando questa clip quando il video è già stato registrato, è già finito. Vi volevo ricordare che ovviamente Gaia stava leggendo il gioco a me, quindi le sue risposte non erano proprio vere. Ovviamente cercavo di agevolarmi lo scherzo. Chiaramente, ragazzi, non avrebbe mai risposto in quel modo, come state per vedere. Allora, prossima domanda. Prossima domanda, ci siete? Dove vai? Allora, Gaia, vieni qua. Quanto ti piace Opti come ragazzo da 1 a 10? Secondo me su un 7. Anche 6 e mezzo, 6 e mezzo. Io lo conosco 6 e mezzo 7, 6 e mezzo 7. Ci può stare. Non è un brutto voto 6 e mezzo 7. No, è lo stesso che darei io a lei. Magari più però sul 6.
più sul 6. Sul 6. Cioè, sì. Dopo tutte le litigate. Oh no, sì, no, sì, ma fra, sì, sinceramente. Vabbè, io 6 e mezzo. No, no, fra, sinceramente. Io rimango sul mio 6. Io ti dico la verità, ho già capito, Gaia. È più 5 e mezzo 6. No, fra. No, fra. No, fra. 4. No, beh, 4, dai, massimo 5. Minimo 5. 5. No, dai, meno ma di 5. Ma mi chiedo, ma perché stiamo insieme? Ma neanche la sufficienza. Ma io lo sto chiedendo anch'io prima. Fa, no, no, fra, ma scherzi, io fra me lo sto chiedendo veramente. Cioè, non vedi. Anche io me lo chiedo ogni tanto. Veramente, vero? No, vabbè, ma a parte gli scherzi, comunque sai che io sono sincero come amico. Sì, fra, sì. No, no, non sto scherzando. Allora, a parte fuori dal video che la tagliamo questa parte qua. No, io fra comunque come amico sono sincero, ti dico che dalle risposte che mi stai dando pensavo comunque fossi più, cioè più legato a Gaia, capito? Ma io sono legato, cosa c'entra? Vabbè, fra, li dite, vabbè, dai, lasciamo stare, dai, continuiamo il video, vai tranquillo, dai, comunque. Poi parliamo io e te, Gaia. Ragazzi, prossima domanda. Allora, come vi siete conosciuti? Mi ha scritto lei su Instagram e io non l'ho cagata per una settimana, ma non per cattiveria. Non l'hai cagata? No, ma non per cattiveria, cioè non avevo visto il messaggio proprio. Cioè io ti ho risposto tipo dopo una settimana qualcosa. E infatti mi ha invitato nella villa di YouTube. Sì, esatto, perché non volevo perdere tempo a chiacchierare inutilmente. Quindi ho detto o vieni o niente. Cioè io sono uno che vuole conoscere le persone dal vivo, altrimenti niente. Beh, sinceramente Octi, penso che tu sia uno un po' che sfrutta un po' le ragazze. Cioè in... No, vabbè, adesso non è che voglio fare, beh, cioè essere contro il mio amico, no, beh, ai tempi sì. Beh, comunque questa relazione, comunque, ragazzi, sinceramente io non la capisco. Mi chiedeva i panini, mi portavi con la rete. Vabbè, comunque, dai, lasciamo stare. Prossima domanda. La villa gratis la pagavo io. Sì, la sì, dai, raga, prossima domanda, perché qua si va a rovinare una coppia. Non sto scherzando, purtroppo. Prossima domanda. Cosa? Vieni vicino a noi. Vabbè, ragazzi, arrivo qua di fianco a voi. Vabbè, un attimo, con calma, dai, con calma. Vai, sto vai. Qua di fianco, dai, sto qui in mezzo, almeno ti sto qui con te. Ecco. Dai. Allora, prossima domanda. No. Secondo te? Sì. Octi è geloso. Ah! Ah! Da morire. Ma che cazzo? No, no! No, vabbè, a parte gli scherzi, no, fra, sei un po' geloso. No, no, è vero, vero. No, fra, il telefono mi controlla i messaggi, fa un no, sacco ma un di ragazzo, roba. No, però un ragazzo, scrivendo, no, fra, se... No, vabbè, io non gli guardo mai niente. No, no, io lo vedo che molto spesso gli vedi i messaggi, a parte gli scherzi, sinceramente. Visto. No, vabbè, fra, un ragazzo così è brutto comunque. Cioè, raga, mi sto rendendo conto anch'io che una coppia così è un po' così. Cioè, non è fra una coppia bella, cioè, capito? No, a parte gli scherzi, poi ovviamente questa parte poi le taglio nel è video. La giornata delle no, fra, la taglio nel video sta parte, io sono parlo sincero, queste parti qui ovviamente non le metto, capito? Però dico che non mi sembra fra una coppia top così, cioè, capito? Ma non è vero che sono geloso, io non gli guardo mai niente. Allora, no, dici no, tu che è lei che mi guarda il telefono fisso. Lei fisso mi guarda il telefono. Non è vero, lui guardami il telefono. Vabbè, vi guardate il telefono vicenda allora, non capisco sta cosa, vabbè. Vabbè, allora sì, allora facciamo così, 10% io, 90% lei. No, facciamo. Non è vero. Vabbè, ragazzi, dai, state già litigando così per questa sciocchezza, eh. Cioè, boh, ecco, esempio di litigata. Se dice cavolate. Se lei dice cavolate. Che video è? Dai. Ma come che no, brava. No, brava, finiamo, mancano delle domande. Basta. Dai, vieni qua. Voglia. Raga, Oct è andato nella sua camera perché era molto arrabbiato. Sarà che il nostro gioco non gli è piaciuto troppo. Infatti si è visto. Comunque adesso io e Gaia gli faremo un bello scherzetto. Questo è soltanto l'inizio di quello che faremo per farlo arrabbiare tutta la giornata. Ora troverò una scusa per farlo andare via. Andrò a nascondere delle telecamere in tutta la casa, perché sicuramente dopo lui si sposterà. E ora vi faccio vedere quello che abbiamo in mente di fare io e Gaia. Beh, allora iniziamo a prepararci. Allora io mi sdraio, tu ti sdrai, io farò finta di stare sopra di te. E poi appena arriva ci addormenteremo insieme. Ok. Ok, perfetto. Allora, vai. Adesso io mi metto. Aspetta un secondo, mi metto così. Tu vieni tipo qua così. Ok, e noi ci addormenteremo in questa posizione qua. Oh, non devi ridere, mi raccomando, raga. Appena arriva Octi non devi ridere. Okay, tra poco arriverà sicuramente, okay. Ok. Siamo qua, raga, spero che arrivi subito. Ma passa la voce quando devi parlare. Ok, addormentati veramente che magari è meglio. Vai, vai, aspettiamolo qua. Oh, vieni un attimo, vieni un attimo. No, vieni, fra, stiamo dormendo subito. Vieni un attimo, dobbiamo parlare di una roba. Gaia, ti aspetto qua, dormi tranquillo, dormi tranquillo. Sì, sì, dormo tranquillissimo. Fra, ma cosa tocchi il mio amoroso? No, ti aspetti un secondo, no, a parte gli scherzi, siedi un attimo, ti devo parlare di una cosa veramente seria, fra. No, non è che ti devi arrabbiare, semplicemente cosa è successo. Fra, abbassiamo un attimo la voce perché non voglio che Gaia senta. Fra, io ho parlato con lei quando ho finito il gioco. Mm. Ho parlato con lei perché lei mi fa... Guarda, effettivamente quello che tu comunque hai detto durante il video era vero. Cioè, era un po' esagerato ovviamente per fare la scena, però effettivamente io comunque con Octi li dico spesso. Vabbè. Mi ha detto che è vero comunque. Che tu molto spesso li controlli il telefono. No, questo non è vero. Oppure che li guardi il chat Discord di nascosto. Li guardi Telegram di nascosto. Quello però è vero. Lei se ne accorge qualche volta, capito? Mm. E mi ha detto che comunque... Cioè...
non si sta trovando troppo bene con te. Poi voleva ovviamente un po' d'affetto e si è seduto lì con me, capito? Mm. Poi comunque lei non è una brutta ragazza, capito? Vabbè. Cioè, non è brutta, nel senso, no. Era lì con me e ovviamente non è che rifiuto una brutta ragazza, capito? Mm. E niente, fra. Vabbè, ci sono cose che contano di più dell'aspetto. Tipo? Il carattere, vabbè, il comportamento. Certo, fra, certo. Infatti non c'è parlare, che se non è brutta allora la rifiuti. Cioè, no, dici meglio dicendo, perché sei brutta. No, questo però ti sto dicendo che comunque l'aspetto fisico ha il suo valore. Sì, certo. E poi io la conosco comunque da più tempo di te. Quindi sì, ovvio che lei sia più affezionata a me. Mm-hmm. Capito? È questo, fra. Sì, adesso sì, tu comunque vedi, cerchi di fare quello bravo, cerchi comunque di risolvere la cosa con lei e basta. Ora lei stava dormendo su di me e sta ancora dormendo, mi sa. Capito? Dai, oh, vado di là, fra, ritorno a dormire, tu cerchi, cioè pensa su questo che ti ho detto e... Vai di là a dormire cosa, ma dormi qua? Dai, fra, vado con Gaia, dai. No, non dai, vai con Gaia. Ma cosa dici, oh? Dai, adesso non è così incazzata. Oh, giochiamo ad obbligo verità. Perché dobbiamo finire il video, giochiamo dopo in verità. Avevo pure messo la telecamera dietro il cuscino. Vedi che qui c'è la telecamera, dietro il cuscino, ma... Ok, aspetta, mettila qui bene che si vede. Ok. E giochiamo dopo in verità, dai. Dai Gaia, alzati. Adesso? Sì, giochiamo dopo in verità. Allora, iniziamo. Obbligo verità, raga, Ok. Verità, capito? Sì. Aspetta, che cosa verità? Non è neanche iniziato, sono appena spiegato, non lo rompere. Allora, beh, è ottimo che ti ha svegliato comunque, io ti volevo lasciar dormire. Vabbè, comunque. Allora, facciamo così. Inizio io che faccio un obbligo a qualcuno, ok? Una verità a qualcuno. E poi per qualcuno va a scegliere un'altra persona. Ok? Quindi Gaia, obbligo o verità? Obbligo. Vabbè, dai, iniziamo con una cosa molto facile, ok? Dai. Dai un bacio a Octi. No, perché? È l'obbligo, dai un bacio come a Octi. No. No, dai, no, Gaia. Perché adesso non lo voglio, non rompete. Ma come non rompete? Non lo voglio. Ma cosa è successo? Non lo voglio, basta. Dai, mi siedi qua, dai. Che mi siedo io qua, no? Mi siedo da questa parte. Vai qui là, ottimo. Ma mi siedo da questa parte, alla fine non è uguale, dai. Oh, chiama sta mano. Tu non hai capito una cosa, non hai capito una cosa. Non è vero. Io non sono un oggetto. Posso scegliere io o conquistare? Sì, infatti siamo fidanzati. No, come no? Posso appoggiarmi così lui? Perché sì? Ma fra, si deve solo appoggiare, non è che... Cioè, voglio appoggiare su di lui. Fra, perché abbiamo dormito, ti ho trovato bene su di me, se voglio solo appoggiare, non è che deve... Ah, non è che devi andare per queste cose qui? Infatti! Tu vuoi essere sbattuto fuori di casa? Ma tu hai capito una cosa? Guarda, mi dici sto provando con Gaia. Ah, mio amico, Zerbi! Ma perché mi pensa male? Mi dici sto provando con Gaia, semplicemente... Ma è tutto il giorno che la tocchi, siedi di vicino a me, sì, di qua di là. Sì, oh, fra, ma sai che sono un tuo amico, non fare queste robe, fra. Sì, sì, infatti, amici e poi ti rubano la vita. Ma dai, fra, a parte gli scherzi, non posso neanche mettere questa parte del video. Si vuole solo stai fermo. Si vuole stai fermo così, dai, andiamo. Non mi interessa, non ti deve toccare lui. Allora, Gaia, lei, fra, può decidere. Sì, lei può decidere. Sì, certo. E tu dove vuoi stare, con me o con Rocky? Sono sdraiata, fra. Se una ragazza dice così, cioè, capito? Vai Zerbi, obbligo verità. Non piace perché mi includete sempre nel gioco, comunque, no? Non rompere. Allora, obbligo. Allora, fatti dare un bacino sulla guancia. Vai. Oh, ma che sono ste robe, basta. Oh, tu ti arrabbi. Fra, io te lo dico, no, sto video finisce malissimo, te lo dico. No, Ozzy, ma non te la puoi prendere per tu non puoi venire in casa mia e fare ste robe. Allora intanto ti calmi e distaccati da mia amorosa intanto. Gaia vuole stare qui, fra. Fra, spostati. Fra, Gaia vuole stare qui, occhio. Stai fermo. Oh, scusami. Gaia, fra, vuole stare. Lei può decidere fra conquistare. Lei può decidere, certo. Lei può conquistare. Certo, ma tu non vieni qua, tocchi mia amorosa, fai. Sì, ma tu non è che perché paghi. No, allora faccio il video, mi limono l'amorosa di Zerbi, è una challenge. E fra, io non sono fidanzato per un po'. Vabbè, appunto. Non è che se paghi questa casa adesso puoi decidere di cacciarmi. Sì, invece. È casa mia, se ti voglio fuori vai fuori, no, capito? Gaia. Lui può stare con me. Vabbè, dai Gaia, stasera vieni a dormire a casa mia, dai, così ti calmi. No, non esiste. Sì, fra. Oh, ma va bene cosa? Va bene. Ma sì, amici. Dai Gaia, andiamo. Hai già rimetto le scarpe. Andiamo, va, che qui abbiamo capito che Occhio ormai non ti vuole più. Quindi, no, easy. Vabbè, ma quando una persona non ti vuole più. No, easy. Non lo so. Ciao Occhi, ci vediamo nei prossimi giorni. Non tornate. Va bene.